Siena, una città e la sua festa nella quale si incrociano le storie di tante persone. Jonathan è un fantino del Palio, ha già vinto, ma ha bisogno di conferme. È più facile nella vita non vincere il Palio e vincere, perché si corre in 10, cioè due volte l'anno. Beppe è alla ricerca della via che porta in Piazza del Campo. La sua vita e quella di Jonathan procedono assieme per un tratto di strada. Il Palio sa essere generoso ma anche molto crudele. Jonathan tornerà al successo, mentre Beppe capirà che quella vita non è la sua. I loro racconti si intersecano con quelli di altri testimoni che forse per la prima volta narrano il Palio visto dai loro occhi, immutati nel corso dei secoli. Questo trovi in Voci in Campo, Jonathan, Beppe e i testimoni muti del Palio di Siena. Buonasera, stasera proprio faccio solamente regista, poi qualche domanda e qualche curiosità. Stasera andremo a vedere il libro che ha scritto Enrico Verci su Jonathan Martoretti e Beppe Virdise e poi altre cose sono nel libro che ha letto tra l'altro Miriana, che sarà proprio Miriana Sala, eccola va, sarà lei, no sbagliato, scusate. Eccola Miriana, era di sotto. Ciao Miriana. Buonasera a tutti, bentrovati. Ecco, lei condurrà lei questa trasmissione perché sa di cosa parlo. Io quando non so di cosa parlo preferisco sempre tirarmene fuori. L'aiuterà in questo Claudia, eccola qua. Ciao Claudia. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. E metteranno nel mirino proprio Enrico Verci, che ha scritto il libro. Buonasera Enrico. Buonasera, comincio a preoccuparmi Camillo. Sì, e poi abbiamo naturalmente il protagonista principale del libro che è Jonathan Martoretti. Ciao Jonathan. Buonasera a tutti, ciao. Allora, io non voglio nemmeno più parlare, mi tolgo di qui, lascio la parola a Miriana che ci racconterà quello che c'è in questo libro, che è sparita, che è cascato. Ecco, se ti vediamo mezza faccia Miriana però, oh, ora sì. Ci siamo? Vabbè. A te. Sì. Allora Enrico, buonasera intanto, buonasera a tutti i nostri ospiti. Allora, ci hai abituato in questo periodo a chiacchierare, ad averti con noi riguardo le corse in ippodromo, infatti ci siamo visti la settimana scorsa con i pronostici e poi l'analisi di Pisa e invece questa sera ti ritroviamo per fare una chiacchierata riguardo qualcosa che non c'è visivamente parlando ma che continua a vivere nel concreto. E quindi manca anche parecchio. Stiamo parlando appunto del Palio di Siena. Allora, per farlo, questa sera insieme a me ci sarà appunto anche Claudia Nerozzi, che ci aiuterà con delle chicche e sicuramente ci dirà delle cose che varrà la pena ascoltare, con delle riflessioni che riguarderanno tutta quella che è l'arte, la storia, che si cela anche dietro la tua opera Enrico e che ci aiuta un po' ad addentrarci in quello che è sia il racconto che la storia vera e propria del Palio. E poi uno di quelli che a tuo tempo furono tuoi complici, in questa tua opera, quindi Jonathan Martoretti. Uno tra i tanti tuoi complici, perché ricordiamo che oltre alla voce di Jonathan, nella tua opera si alternano quella di Giuseppe Virdis e poi dei testimoni muti, ma che andremo meglio a vedere poi con Claudia. Allora, perché parlare di libri? Perché di fotografia, di arte, di storia? Perché fa sempre bene al cuore, soprattutto anche in questo periodo? E poi perché siamo appunto storicamente in mesi che ci portano ad un'introspezione particolare, più
forse approfondita e a momenti di noia, forse. Quindi provare ad addentrarci in qualche storia, quindi leggere di qualcosa o di qualcuno, può aiutare a far capire, a comprendere e a conoscere meglio delle situazioni. Allora, posso far vedere il tuo libro, Enrico? Certo, con piacere. Vediamo se si vede meglio, vede, sì, più o meno. Allora, lo metto io, guarda. Abbiamo visto la copertina. Si vede le luci un po' particolari. Okay. Eccolo. Perfetto, grazie Camillo. Libro pubblicato, se non mi sbaglio, nel 2018. Esatto. Ok. Come abbiamo detto, si snoda tra le esperienze vissute appunto da Giuseppe Virdis, che all'epoca era scuderia da Jonathan, Giusto Fantino di Ippodromo, che spera e lotta per un certo periodo nel nome del Palio di Siena, e si intreccia quindi la sua storia, la sua esperienza con quella di Jonathan in un momento clou fino ad ora, cioè per oggi, quindi quello apocalittico in cui viene appunto timbrato poi nel 2016 con lo straordinario cappotto nella lupa. Enrico, permettimi prima di iniziare con quello che è un po' lo sfogliarsi di questa tua opera, con il dirti che ho adorato e in genere adoro sempre questo genere di opera dove si intreccia la scrittura e la fotografia. Perché il risultato è completo e talvolta è ancora più profondo, perché c'è il mescolarsi di due modi, no? Di concepire e di fare anche l'arte, che sono quindi la fotografia e poi la scrittura, quindi la rielaborazione di un qualcosa, di un vissuto tramite le parole. E lo spaccato che ne viene è veramente qualcosa di autentico. E appunto, tra le tante cose che sai fare, c'è questa tua capacità di riuscire a rielaborare sia attraverso la scrittura e poi appunto l'immediatezza dell'attimo con la fotografia. Giusto l'altro giorno mi sembra di aver visto una fotografia tua con la Canon, forse, al collo. Sì, sì, sì. Mi hai chiamato a dare i partenti, a intervistare Fantini poi a fine corsa, e questa cosa è bellissima, che riesci a far convolare insieme questa, quello per cui sei chiamato a fare, quindi tecnicismi con la volontà di fermare la poesia che c'è dietro lo sport equestre. E niente, quindi... Un attimo solo, Emiliana. Scusate, dai. Amici, perché vi voglio dire, chi per caso non ha Facebook, in contemporanea questa trasmissione sta andando anche sul canale YouTube di Brontolo TV, quindi potete andare lì a vedere chi non avesse Facebook. Scusatemi, prego. Allora, sì, dicevo che appunto, quindi i miei complimenti, proprio per un gusto anche mio personale, ma penso in realtà di tutti, la scelta di integrare le tue parole, poi messe sotto forma di autobiografia, perché alla fine si tratta di un diario, no? A leggerlo, con la tua fotografia, perché diviene un qualcosa di veramente completo e poi profondo. Allora, Claudia, io direi di lasciarti un attimino la parola a te, cercando quindi di fare un pochino con Enrico l'analisi dello snodo, no? di questa storia, di questo racconto. E poi risubentro io. Ma guarda, io più che un'analisi, essendo un artista, insomma, magari Enrico mi capisce, perché appunto le foto sono un'espressione dell'arte, potrei parlare delle mie emozioni e sicuramente anche a questo punto delle sue e anche quelle di Jonathan, che è uno dei protagonisti. Come hai detto te, è un libro che arriva al cuore. Io sono andata alla presentazione anche che è stata fatta a Siena, innanzitutto in un posto meraviglioso. Molti posti a Siena sono magici e meravigliosi, ma comunque appunto avevi scelto un posto eccezionale, una bellissima cornice. Sono andata per la curiosità, perché ti conoscevo più come fotografo che come speaker e basta, ecco. Quindi ero curiosa di vedere queste immagini, ma anche per la stima che ho nei confronti di Jonathan, e questo non è una cosa nuova. Devo dire che mi ha colpito moltissimo l'inizio, perché tu hai scritto questa frase sui sogni e poi hai sottolineato che sono i cavalli che ci regalano sempre i sogni, e questa è una cosa che mi fa venire i brividi ogni volta che apro la prima pagina. È proprio così, ecco. E poi indubbiamente la cosa che
mi piace tantissimo ed è una novità assoluta di un libro che parla di palio, cioè è il fatto di dare voce a tutti i protagonisti che tu definisci muti del palio, quindi la piazza del campo, il tufo, il cencio stesso, e proprio chiaramente quando tu fai parlare il cencio io mi sono sentita molto toccata perché ho avuto l'onore e l'onere di dipingere il drappellone nel 2013 e questa cosa di averlo reso partecipe proprio in prima persona e quindi di aver sottolineato l'importanza e l'eternità, perché questo vedo nelle tue parole, cioè leggo nelle tue parole proprio che il palio diventa eterno e c'è un tempo che parla sempre di lui. E a cornice di questo devo dire che c'è la foto di Jonathan in mezzo ai due cenci da lui vinti che mi arriva veramente dritta al cuore. Ecco, vorrei sapere un attimo da te come ti sei avvicinato al mondo del palio, quando è stata la prima volta che hai visto il palio e forse, se non è troppo, anche la prima foto che hai scattato proprio sulla nostra festa. Ah, senti, Claudia, io ho guardato in televisione il palio sempre, fin da quando ero bambino, un po' come faceva Jonathan dalla sua Pistoia, per cui pur con ambizioni differenti, perché io non ho mai avuto l'ambizione di montare nel palio di Siena, per fortuna, e vista la mia incapacità agonistica, atletica, ecco. Però vederlo dal vivo intanto per me sarebbe stato già una bella cosa, e questo avvenne verso la fine degli anni 80, non mi ricordo esattamente, che Stefano Landi era fantinello, insomma allievo fantino a Livorno alle scuderie di Rosario di Saro Pecoraro, e quindi ci eravamo conosciuti e eravamo diventati amici, e lo siamo tuttora ovviamente. E quindi ci invitò una serie di amici del gruppo così ad andare a casa sua e assistere al palio di Siena. Beh, la cosa buffa fu che io il primo palio di Siena al quale ho assistito non l'ho visto. Non l'ho visto perché fu uno di quelli, dei pochi, rimandati al giorno dopo, perché proprio il cavallo del Nicchio, se non mi ricordo male, passava sotto il canape. E quindi faceva cadere il fantino. Stiamo parlando quindi di Baiardo. E quindi dopo tutti quei tentativi, per oscurità fu rimandata il giorno dopo, se non mi ricordo male era un sabato, il giorno dopo era domenica, e io quella domenica avevo il mio primo giorno di lavoro all'ippodromo. E quindi il mio biglietto... Un palio mancato. Il mio biglietto da un balcone proprio lì al casato fu inutilizzato, ecco. Poi sono ritornato l'anno dopo e lì vidi, assistetti al mio primo palio dalle tribune poco prima di San Martino. Poi c'è stata una lunghissima pausa per le vicende mie personali, di famiglia, eccetera. E nel 2007 mia figlia aveva 16 anni, per cui decisi di portarla a Siena a vedere il palio e assistemmo al palio in piazza vicino alla Mossa. Ci divertimmo da morire, io scattai lì qualche foto, è la prima foto forse più significativa del palio che ho scattato, fu proprio dopo che Loca e il Nicchio tagliarono simultaneamente il bandierino e venne messa fuori la bandiera del Nicchio, e quindi la foto che è anche nel libro, in fondo al libro, una delle ultime foto è quella del capitano del Nicchio che quasi si butta dal palco per dire ai suoi: non lo prendete, non lo prendete, insomma, che l'avevano già preso in realtà. Sì, che appunto è proprio nel libro, ecco, lo troviamo proprio lì. E in quell'occasione incontrai un altro conoscente sempre di Siena, mi disse: ma perché sei giornalista non fai la domanda per l'accredito, insomma, per fare le foto sul tufo? E così fu, quello era luglio e ad agosto avevo piedi sul tufo. E poi c'è una foto che mi piace tantissimo, che rappresenta proprio un momento
penso Jonathan si ricordi sicuramente meglio di tutti, che è il San Martino in cui si vede il primo piano della cavalla della Lupa, se non erro, scossa, che esatto. Che è Favella in primo piano, è Favella, e sì. Vince il suo primo palio, poi c'è... Ah, ecco, posso dirti, Claudia, che quel primo palio da fotografo accreditato a San Martino con i piedi sul tufo, io non l'ho visto. Ecco, neanche quello. E non l'ho neanche potuto ben fotografare perché appunto al primo San Martino ci fu la caduta di un po' di cavalli e Favella un po' così frastornata invece di continuare a correre punto dritto verso l'uscita della piazza dove c'eravamo noi fotografi, per cui la preoccupazione principale fu salviamoci la vita perché... E infatti feci un po' davanti e indietro, poi mi si fermò proprio davanti. Io feci questo scatto nel mentre Jonathan stava passando per l'ultimo San Martino e andava a vincere il suo primo palio. Per cui quella foto ha tanti significati per me, perché è il mio primo palio da fotografo, è il primo palio di Jonathan da Fantino, lui l'ha vinto e io comunque mi sono divertito. Ecco, e quindi ti sei affezionato lì a Scompiglio o è venuta tutta dopo l'idea di scrivere un libro mettendolo come protagonista, cioè raccontando un po' la tua storia? Quella fu un'esperienza folgorante per me, fu veramente tanto, e poi lo seguì anche in Duomo, insomma. Infatti, anche un'altra bellissima foto. Sì, mi entrò proprio ancora di più dentro il palio rispetto a come l'avevo vissuto da spettatore, ecco, comunque superficialmente. E da lì in poi ho continuato a frequentare, ma poi l'idea del libro è venuta, lì siamo nel 2007, l'idea è venuta 10 anni dopo. È venuta 10 anni dopo, quando avevo così tante foto su Siena, sul palio, che volevo fare qualcosa per restituire qualcosa a questa città che tanto mi aveva regalato. E l'idea di Jonathan è abbinata anche al fatto che Giuseppe Virdis, che era stato anche protagonista del mio primo libro, era stato a lavorare da lui. Per cui Giuseppe lo conoscevo bene e sapevo che soggetto fosse e quale potesse essere la storia che lui mi raccontava della sua esperienza a Siena. Jonathan non lo conoscevo, ci mettemmo in contatto, l'andai a trovare, facemmo una lunga chiacchierata, era a febbraio se non mi ricordo del 2017, facemmo una lunga chiacchierata la mattina alla fine del suo impegno in scuderia. E dopo averlo ascoltato a lungo, decisi che il materiale per fare il libro, perlomeno una parte del libro c'era e ce n'era in abbondanza. Jonathan, sì, appunto, come ho detto essere protagonista, scusa, essere protagonista di un libro, che sensazione l'ha dato? Camillo, che sensazione bellissima. Diciamo che io Enrico non lo conoscevo e poi ci siamo conosciuti, lui venne da me, come ha detto, si fece questa lunga chiacchierata e lì per lì lui non mi disse quello che voleva fare del tutto, poi me l'ha detto più avanti, mi ha detto io voglio venire a fare una chiacchierata con te, ho in mente una cosa, però lì per lì sei un po' abbottonato, disse poi piano piano te lo dico e poi ho capito successivamente, insomma mi ha detto quello che voleva fare, perché lui mi disse voleva venire a fare una chiacchierata con te. Si fece questa chiacchierata e poi, no, come sensazione è bellissima. Sai, a me, io parto da Pistoia, faccio tutto quello che devo fare, arrivo là, non so neanche se corro, poi corro e vinco al debutto, poi dopo riesco a fare quello che ho fatto e tutto il resto, poi oggi mi trovo a ragionare con voi, se me l'avessero detto quando ho iniziato, non ci avrei neanche creduto, no? Per me tutto sono cose bellissime. Io mi ritengo sempre una persona fortunata perché... nella vita fino ad oggi il mio sogno era questo, arrivare a essere un Fantino del Palio. Ci sono arrivato, mi sono affermato, ancora sto bene, mi sento bene, ho voglia di correre tutto, però
oggi io più di questo non posso chiedere, perché alla fine poi sì, siamo scontenti quando non vinciamo, siamo perché alla fine si fa per vincere, no? Anche noi che siamo fantini, magari più richieste e tutto, però se poi ci soffermiamo un attimo e pensiamo a dove siamo partiti, almeno a me me lo fa. Oggi non posso essere più che contento, insomma. Poi ti ho detto, ho conosciuto Enrico, col fatto che c'era stato anche Giuseppe e tutto il resto, un bravo ragazzo anche Giuseppe, è venuto da me, ha lavorato un paio d'anni da me, è stato da me e tutto il resto, e poi è venuta fuori questa cosa e niente, sono stato più che contento, anche perché ti ho detto, sono cose che magari un giorno quando smetto di correre me le riguardo, già mi vengono ora qualche lacrimuccia, figurati dopo, no? Non è solo cose che capitano a tutti, quindi ti ho detto Camillo, io ringrazio tutti e mi ritengo tanto fortunato, ringrazio Enrico perché mi ha messo dentro a questa situazione, e poi ringrazio anche le persone che mi hanno voluto bene, mi vogliono bene, perché non ci scordiamo che noi siamo fantini, ma se siamo fantini anche vittoriosi dobbiamo ringraziare Siena, i contradaiori e le contrade, perché senza di loro oggi non ci sarebbe più a ragionare, questa è la cosa importante di tutti. Proprio parlando di questo, infatti c'è il capitolo che si intitola appunto JB e Siena, no? Tu hai scritto Enrico, e la frase iniziale veramente, cioè, ogni volta io la rileggo sempre perché è bellissima, e sono proprio parole di Jonathan, dice: Siena è una città che ti guarda dritto negli occhi e nel cuore, e dagli occhi vede il cuore, sei dentro o sei fuori. Quindi tu in pochissime parole hai veramente dato un messaggio che evidentemente questa città, noi senesi, ti abbiamo dato da subito. Ecco, ora farò una domanda magari un po' scontata. E per Jonathan, la prima volta che hai visto il palio, il primo palio che hai visto, cosa hai pensato? Ma sai, ti dico la verità, io sono cresciuto in una realtà, questa vita di Pistoia, che non era semplice, no? Alla fine, perché te vedi il palio, dici, ma come può arrivarci? C'è tante cose che ti vengono in mente, ma sono tutti dubbi, no? Perché anche se c'hai tanta volontà, c'hai tanta voglia, però dici, mi garberebbe un giorno. Io mi ricordo che ho sempre un monte di temi e ci provavo per scrivere un parolone, ma insomma ci provavo, che io parlavo sempre, volevo far fantino, infatti tutte le maestre e tutte le volte dicevano, ma un'altra volta, rifatto un'altra volta allo stesso tempo, che avevo preso gusto, mi veniva bene e facevo quelle basi, perché finché ero piccolino c'avevo sta cosa in testa, a valle il paglio di Siena. E poi mi ricordo, io, se ti dovessi dire la verità, che mi ricordo il primo paglio che l'ho visto, mi ricordo che ho visto tanti pagli, però era il primo, me lo ricordo, anche perché essendo fuori non conoscevo né personaggi né le situazioni, nemmeno le contrade, certo. Ti dico la verità, perché alla fine quando sei fuori da tutto, vivi in una realtà dove a casa mia sì, c'avevo nessuno che fra pochi che piacevano cavalli, tutte persone lontane, quindi ci vieni da te, insomma, su quelle cose che io penso, dico sempre così alle persone, che uno le cose se le sente dentro, nel senso, se c'è una passione e te la senti, allora fa bene a portarla avanti, ma le cose tanto fatte per scontato non vanno mai fatte. È così, io sono sempre stato così in tutta un po' la vita. Quindi insomma è sempre stato un sogno, quindi proprio il tema che, come ho detto, di partenza in quella famosa frase che Enrico ha sottolineato. Però se non sta più indietro, c'hai mezza faccia tu, eh? Si vede mezza faccia, ma l'importante sono gli ospiti e le parole, Camillo, non è la faccia. Oh, sì, ho capito, ecco, ma appunto... se no non ci vediamo. Comunque, quella frase Claudia... Parlare con Camillo che interrompe 18 volte, non trovi te, Enrico? Quella frase lì del cuore è perché io penso, Camillo ora poi me lo può confermare perché lui ce l'ha fatto prima di me e tutto, perché poi alla fine, cioè ora c'è il mito dei fantini, che tanti fantini, però poi dentro di noi il nostro cuore da qualche parte si lascia tutti, Camillo l'avrà lasciato da alcune parti, io ce l'ho da alcune, cioè c'è sempre qualche parte di Siena che ti rimane nel cuore, delle contrade, delle situazioni, sono cose queste qui, come che le fai perché le senti, le vivi e ti garba farle, non è soltanto un lavoro il Palio di Siena, perché cioè perlomeno per me, perché se non è scontato, sì, il Palio di Siena è il cuore, secondo me nel palio è la prima cosa che uno ci deve avere per riuscire a fare le cose bene, poi dopo il resto lo vedi durante il percorso. Non è vero, Camillo? Questa è una cosa
Questa è una cosa che sì, io è sempre così. Forse il mio errore è stato proprio la mia passione più che il lavoro. Forse l'errore più grosso è stato questo. Ma infatti l'ultima foto che ritrae Jonathan di spalle con i due drappelloni, in realtà è una foto scattata di spalle, ma a me sembra di vedergli gli occhi e quindi di leggergli anche quello che sta provando, perché sono certa, avendo la fortuna di averlo conosciuto professionalmente e umanamente, insomma, che sta provando delle grandi emozioni e sembra che voglia proprio abbracciare quei due pali, ma che stia abbracciando tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno, o mi sbaglio? No, no, è vero, è vero. Ma sai, io lì per lì non è che me ne rendevo tanto, nemmeno tanto conto. Io volevo, ma non perché lì sei talmente tanto concentrato su quello che devi fare, poi te lo rendi conto del tempo, dopo magari ti metti lì a mente ferma nell'inverno, capisci le cose, vedi tutto, però lì per lì c'è talmente tanto l'obiettivo di quello che devi fare, di quello che vuoi raggiungere, che alla fine per me... Per come sono fatto io è troppo importante arrivare al risultato perché duri fatica tutto l'anno, ti sacrifichi, ti alleni, sacrifichi la famiglia, sacrifichi tutto. E poi è una cosa che è lo stimolo che ti manda avanti la vittoria o il fare bene. A me quella cosa mi manda avanti perché se no dopo ti deprimi, arrivano momenti brutti e tutto il resto. E allora la prestazione è l'unica cosa che ti ripaga da tutte quelle cose che hai subito durante l'anno. Questa è la cosa più importante di tutti. Bello, Enrico, invece molto come li ha bello. trovati questi ragazzi quando ti sei andato a intervistare per fare questo libro? Qual è la cosa che ti ha colpito di più? L'avrai scritto? Io non l'ho letto il libro, chiedo perdono. Male, male Camillo. No, Beppe lo conosco da quando aveva 14 anni. 14 anni l'ho incontrato la prima volta e poi dopo l'ho rivisto da 16 anni quando è venuto a San Rossore a frequentare la scuola d'allievo Fantino e poi, essendo stato sempre a lavorare lì a San Rossore, prima di andare a Siena, lo conosco, posso dirti, come le mie tasche, ecco, per cui il suo racconto, mi aspettavo un po' il taglio che avrebbe avuto, ecco. Mentre invece per Jonathan era un'incognita, ed ecco perché quando lo contattai per andare a trovarlo non gli dissi tutto, ma non perché volevo fare il prezioso o il misterioso, perché mi sembrava inutile dire che avevo intenzione di portare avanti un progetto e poi se non ci fosse stato, che ne so, un feeling o non mi avesse interessato la sua storia o l'avessi trovata insufficiente per scrivere un libro, aver speso delle parole inutilmente, non sono il tipo da fare queste cose. Per cui lui fu molto gentile ad accogliermi a scuderia e quello che mi impressionò più di tutto fu un cartello che ha, credo, sempre attaccato in scuderia e quelle parole lì che evidentemente rappresentano la sua filosofia nel lavoro, ma non solo, fecero scattare, sai, fecero accendere la lampadina e dissi, mi sa che qui siamo nel posto giusto. Poi la lunga chiacchierata non fece che confermare questa impressione. E c'è quella bella foto che dovresti avere, te l'ho mandata, mi sembra, di Jonathan in lavoro, lì, eccola qua. Bella, questa mi piace perché testa del cavallo e del cavaliere hanno la stessa postura e pur essendo una foto semplice, però ho trovato giusto metterla come presentazione del protagonista del libro. E beh, qui si vede la mano del fotografo, che coglie quest'attimo. Sì, sai, poi di foto, quando scatti a raffica, su una cosa del genere, te ne vengono fuori 15, 20 e poi dall'una all'altra, anche se le differenze sono sottilissime, però c'è sempre quella che dici, questa è quella giusta. Sì, in effetti questa è molto bella. Prego, signore. Quadri, insomma. Quindi alla fine, Enrico, mi ricollego un attimino per un attimo a quello che ha appena detto. Quello che poi ti ha spinto a raccontare di Jonathan, sì, è stata una frase che hai visto quindi a scuderia, giusto? Beh, sì, no, diciamo che Sì.
La scelta di Jonathan era perché in quel momento era il fantino di cui parlare, e per di più aveva avuto a scuderia un ragazzo che io conoscevo bene, e che quindi insomma mi intrigava questa cosa, ecco. Diversi fattori che si sono incastrati, sì, però sì. La mia domanda era, c'è un... perché penso che per Jonathan questa poi a un certo punto, una volta che è venuto chiaro il fatto che l'intenzione era quella di fare una sorta di anche biografia riguardo quello che era stato il suo percorso, la possibilità in questa cosa di lasciare anche un messaggio, no, di se stesso alle persone che poi avrebbero anche letto o capito qualcosa di più. Quindi la domanda è se Jonathan ha colto l'occasione in questa cosa e poi ne ha approfittato per far sì che la gente potesse sapere qualcosa in più, o che ci tieni tu ancora oggi a far capire, quindi un messaggio ben preciso che vuoi lasciare, che hai lasciato. E a Enrico, se nel suo racconto, perché poi nei momenti in cui si va in sintonia con una persona, perché ci sono diversi fattori, no, che ci portano a trovarci in linea con o il percorso, nonostante i lavori siano differenti, nonostante le abitudini, eccetera, però ci deve essere qualcosa a livello anche caratteriale, no? Oppure proprio di voglia di rivalsa, voglia di vincere, di imporsi, di sperimentarsi, che può avere una persona in comune con un'altra. Quindi cosa tu, per come sei fatto tu, Enrico, hai trovato in linea con Jonathan? Quindi queste due domande vi faccio. Vai, Jonathan. Inizio io? Sì. Sì. Ma senti, io ti dico la verità, io ho sempre cercato di essere la persona che sono, anche perché, o di farmi capire per la persona che sono, perché non mi riesce tanto bene fingere, non so come mai. Ma... Cioè, ci provo anche sempre, ci provo sempre, come mi sgamano, perché ci ho rinunciato, quando ci ho provato e te lasciamo perdere, perché tanto non ce la fa. Purtroppo io sono venuto su, diciamo, sono cresciuto in una famiglia che mi hanno sempre detto devi essere quello che sei, cioè, noi siamo sempre cresciuti così, insomma, a pane e acqua, nel senso, non è che sa troppe pensieri o troppe cose per la testa, quindi io sono venuto su così e cerco, ti dico la verità, io sono sempre stato per la cosa che è meglio una brutta verità che una bella bugia, quindi alla fine se ho dato qualcosa lo dico, magari a tanti rimanga antipatico per quello. E se ho da farmi capire per quello che sono, io sono così, nel senso, non ho tanti sotterfugi e tante cose da fare. E quando è venuto Enrico, abbiamo parlato, penso che lui abbia capito la persona che ero e io ho capito la persona che era lui, perché se no magari tante cose non mi sarei aperto e non gliele avrei neanche dette. Poi alla fine era la prima volta che, o magari una delle prime volte l'avevo visto, quindi non è che poi uno va a raccontare le cose. Però insomma, io così frontalmente era la prima volta che ci vedevamo, non ci eravamo mai incontrati prima. Sì, è per quello infatti che ho detto, però io cerco di essere sempre lineare, cioè come sono nella vita, perché poi alla fine uno non è che si deve fama per forza da tutte le persone, cioè nel senso, uno l'importante è quello, dico sempre io, che sia a posto con la mia di coscienza, perché io se faccio una cosa non la faccio né perché mi ritorni qualcosa indietro o non perché la devo fare per forza, io la faccio perché me la sento, perché se no poi la sera quando vado per andare a letto sto male perché non l'ho fatta, allora io bisogna, se mi sento una cosa la faccio, a prescindere poi da quello che viene, poi a quel punto le persone faranno loro, però ecco, io sono sempre stata una persona che se faccio le cose perché me le sento di fare e perché ho voglia di farle, quindi poi spero che le altre persone gradischino quella persona che sono, però d'altra parte so che non si può piacere a tutti, quindi va bene tutto, insomma, l'importante però è che io sia a posto della mia coscienza, e quando è venuto detto appunto Enrico, io ho cercato di essere me stesso, ci siamo trovati, si è parlato, poi ho detto, lui non è che mi ha detto subito se voleva fare o no, però insomma poi dopo l'ho capito via via nella chiacchierata che lui aveva queste intenzioni, ho detto piano piano cerco di buttarlo giù, e poi ci siamo rivisti, abbiamo riparlato e tutto, e poi lui ha fatto questa grande cosa, perché alla fine è venuto un bel risultato, un bel libro, una cosa che hanno apprezzato tutti, sia per me che anche per lui, alla fine è stata una cosa molto importante che ci ricorderemo fino a che incamperemo, insomma, queste sono, poi magari ne farà altri 100, altri 1000, però
per me sarà sempre una cosa che porterò nel cuore perché non è una cosa da tutti, quindi io, per me, se me l'avessi detto 10 anni fa, faranno un libro con te e con un'altra persona parlando del Palio di Siena, dove c'è da firmare? C'è da andare a piedi scalzo fino a Viareggio, se poi corsa, non c'è problemi. Sicché per me sono contentissimo e spero, tu hai detto, le persone, io spero di fare una cosa per Siena. Non è che, io ti dico la verità, Mariana, il mio obiettivo è sempre stato quello. Di arrivare a Siena e cercare di non essere un fantino qualunque. Ora, forse voglio essere frainteso, non per il modo di montare, cioè di essere differente da altri fantini, capito? Ti voglio dire. Quindi, se io riesco nell'obiettivo che un giorno Jonathan finisce, però è ricordato perché è stato un fantino di piazza, una persona. Come deve essere, già essere ricordati con tutte le persone che ci sono passate è già una bella cosa. Cioè, io voglio lasciare questo segno via a Siena, perché poi alla fine quanti ce ne state di fantini? Poi, però, magari quello non viene ricordato per una cosa. Allora, l'importante sarebbe smettere, attaccare la briglia al chiodo e che le persone abbiano un bel ricordo di Scompiglio e della persona del Bartoletti. Poi il resto si vedrà. No, Miriana, Miriana ha il microfono spento. Ecco, sì. No, mi hai quasi già risposto a una domanda che in realtà ti avrei fatto dopo, no? L'ho Perché io, fregato. cioè, capisco il fatto Si è portato che avanti. uno, hai visto, che uno sia competitivo e lo è anche per genetica, no? Per DNA, eccetera. Che uno abbia la passione dei cavalli, queste due cose si incontrano e arrivi poi a farlo come lavoro, no? A farlo diventare il tuo lavoro. Però io penso che dentro poi di te, poi non so se queste cose tu te le sia mai chiesto poi per davvero o se tu abbia già la risposta, però ci sarà qualcosa di te che ha più desiderio di essere affermato, no? Grazie anche a una gara sportiva, una competizione o qualcosa di ancora più grosso che va al di là della competizione sportiva come il palio. E mi sembra di capire che tu, Jonathan, dai molta importanza a quello che sei tu, tanto a livello umano, perché a livello di numeri si lascia sì il segno, però mi sembra di capire che il tuo obiettivo finale è quello di riuscire anche a dare un'immagine di te a tutto tondo proprio come persona. E anche il fatto che anche prima hai sottolineato la frase che diceva Claudia, no? Con cui si apre uno dei tanti capitoli, che si fa appello al cuore, tu stesso l'hai recitato un'altra volta. Vuol dire Sì, che certo. fondamentalmente punti proprio a questo, quindi mi fa piacere perché mi hai risposto e mi è piaciuta come Grazie. bravo. Ma lo vedi, Bartoletti è uno che è sempre avanti, no? È sempre avanti. Oltre Bravo. a rispondere alle domande che A gli che ora fai, dopo? e lui sa già anche la risposta a quella dopo, è sempre avanti, dai. Come fai a non scrivere un libro sull'Oio? Ma Enrico, vuoi dirmi tu qualcosa rispetto a quello che si diceva prima? Sì, rispondo alla tua domanda. Io non sono pronto come Jonathan, ti rispondo solo a quella come uno scolaretto, spero, bravo. Quando l'ho conosciuto, abbiamo fatto sta chiacchierata e ti devo dire che caratterialmente siamo molto diversi, però è proprio quella diversità che si attrae, no? E quindi, anche se le occasioni per vedersi sono state pochissime dopo quella volta là, però devo dire che Jonathan è una persona di una disponibilità e di una gentilezza veramente rare. E ogni volta che ho avuto bisogno di chiedergli qualcosa, una telefonata, un messaggio, non c'è mai stato una volta che non mi abbia risposto e velocemente. Poi è stato disponibilissimo anche per quella famosa foto che diceva prima Camillo prima Claudia, scusa. No, niente, non so se sono in grado, per cui ora mentre parlo non faccio st'operazione, se no sembro un disadattato. Mi ha aiutato, mi ha messo in contatto con il capitano della contrada. Abbiamo organizzato quella lì, l'unica foto, Claudia, che è stata
studiata. È stata studiata perché io mi sono immaginato questa situazione e poi, sai, non la fortuna, ma un po' il caso ci mette sempre lo zampino. Quando siamo arrivati nel museo, i due pali erano sempre lì, nella cappella, non erano stati ancora spostati, per cui mi avevano già montato la scenografia, già come l'avevo immaginata io. Poi ho chiesto a Jonathan di mettersi in quella posizione e poi è successo anche che, trovando l'angolo giusto, gli è venuta l'aureola del santo sopra la testa, per cui diciamo, ho completato l'opera con questa foto liturgica, perché poi il sacro e il profano nel palio trovano sempre un punto d'incontro. Certo. Io vorrei riprendere ancora un attimino quella fotografia con i due drappi e quella anche di Claudia, no? Perché questa è una domanda che invece vorrei fare ad entrambi, sia a Claudia che a Jonathan. Perché, allora, in realtà quando ho visto nel libro di Enrico, quella scattata proprio da Enrico, con Jonathan di spalle e due drappi davanti, io ho avuto una sensazione di completa serenità rispetto all'ambiente nel quale si stava vivendo. Si è davanti a questi due drappi che sono un po' la concretizzazione di un percorso iniziato, faticoso e poi concluso, no? Positiva, cioè concluso, a cui si è dato un punto importante. E Claudia anche, perché Claudia, ogni tanto la leggo perché mi capita, tra le amicizie, mi piace perché lei ripete in continuazione che la sua passione è il suo lavoro, quindi la sua vita. Jonathan anche, perché fa di quello che ama la propria, è riuscito a farne una professione. Enrico anche, mi sembra di capire, quindi in realtà ci sono tutti. Nel momento in cui si arriva a dipingere il palio di Siena, no? Per Claudia invece a vincerne due, come poi è capitato a Jonathan, quindi un cappotto. Ma dietro questa cosa si cela per un momento quella serenità che magari una persona va a rincorrere, no? Per lungo tempo, lunghi mesi, lunghi anni, perché c'è da dare un attimo un senso a quello che è il percorso, no? Di una persona, la vita proprio di una persona. Io ci ho visto la pace, no? Lì dentro. E poi, se è veramente così, oppure Jonathan sì, trova lo stimolo, però per un momento mi sembra che ci sia una sospensione da ogni cosa, no? Può succedere quindi allora di arrivare. Rispondo io? Sì. Vai. Ma senti, ti dico la verità, te l'ho detto prima, nel senso, allora, finché non è successo ho vinto il secondo palio, l'obiettivo era... E Fabio d'Agosto. Per il palio d'agosto l'obiettivo era quello di vincere, non ci ho pensato e tutto il resto, perché mi sono neanche goduto alla fine, la Lupa era la nonna la nonna del palio, mi sono neanche goduto fra poi il palio di luglio, no? Perché alla fine pensi a quello d'agosto e tutto il resto. Quando ci è arrivato quello d'agosto, dopo la tranquillità, diciamo che sabato c'è stata, ma non la tranquillità, però c'è stata forse la coscienza di dire finalmente ho fatto qualcosa e verrà ricordato, capito? Questo c'è stato nella mia vita. E dopo diciamo che l'ho apprezzata per un po', perché poi dopo riparti un'altra volta al tram tram e ti scordi, però non ci pensi più, no? Tanto poi devi pensare al palio a venire, quindi pensi all'anno dopo, già poi inizi con le contrade, inizi tutto la stessa routine, quindi non è semplice. Però ecco, lì per lì io mi sono goduto quei mesi fino a Natale, che poi dopo c'è stato la cena degli auguri, tutto il resto, mi sono goduto la situazione e ho detto finalmente ho fatto quello che volevo fare, cioè nel senso, perlomeno per qualcosa sarò ricordato, capito che ti voglio dire? Sì, questa ho capito. Questa è stata la cosa che mi ha fatto stare un po' più tranquillo. Dopo Natale è finito tutto, riparti in tromba, ripensa a pagli dell'anno dopo, rifai tutte le cose. Ora poi, anche, magari l'anno dopo ho vinto nella giraffa, hai vinto quello, poi ripensa a quello d'agosto. Sicché poi dopo, sai qual è il problema, almeno mi fa a me, che faccio il fantino, dopo magari ti va, non vinci un palio, non ne vinci due,
e allora non ci pensi più a quegli altri perché ho sempre paura di adagiarmi, no? Quindi allora dico, come se non avessimo vinto, non ci sto neanche a pensare, pensiamo al palio dopo, perché ho sempre la paura nella mia mente di dire, se ora pensa a quelli, no, dice, ma te ha fatto un capotto, no, allora lasciamo stare, lascia stare tutto, ora c'è da pensare a quello di dopo. Fu come ripartissi da zero, se salto anche un palio o due che io non ho vinto, magari sono andati, che anche ha lottato, magari perché la chioccia l'ha perso più per niente, quell'altro ti ha scivolato il cavallo, poteva averlo vinto, quella... sì, però è sempre una cosa, è una vinta, quindi devi stare lì con la testa, perché ho sempre la mia testa, la paura che se mi adagio poi dopo riesco a dare il 100%, quindi no, sono malato psicologicamente, capito? No, ma è giusto, penso che sia la stoffa di uno che vuole proporsi come campione, no? Perché devono essere tanti tasselli, se no ti fermi al primo e se a livello comunque competitivo ti cala, come si dice? Perché anche se va in provincia io, tanto ormai Camillo mi conosce, mi vede tutte le volte, sì, c'è la volta, non mi interessa, quindi alla fine non mi interessa neanche di partire, è bello fatto, ma come sto due o tre volte, se una giornata mi viene in mente che magari fo cinque corse a Mociano e voglio partire cinque volte in testa, se parto quattro volte in testa e una parto secondo, io mi giro già le scatole e devo pensare alla volta dopo, capito? Ti voglio dire, cioè, poi ognuno ha le proprie diciamo cose. Che è stato un bel sospiro di sollievo quello che può essere, che ti puoi essere fatto dopo la vittoria dei due drappi del cappotto, sì. Quello davanti, sì. Enrico ha fotografato benissimo, perché la sensazione che stia guardando quella foto è bellissima, perché sì, ma poi è bella, ma poi ti dico un'altra cosa, quando si era fatta questa foto qui dentro la cappella della Lupa c'era soltanto io, Enrico è il capitano della Lupa, cioè c'era soltanto uno tre dentro la cappella con questi due pagli, è una situazione, tutte le volte entri dentro, a me non mi fa così, mi fa, no, ma davvero, si è fatta nuova sta cosa, cioè, capito, è così, sicché è stata una situazione, incredulità. Bellissima, bellissima davvero, sì. E poi sai, io di che cosa sono contento, perché di questo libro, di questa storia e tutto, di questa foto, perché questa foto me la sono immaginata e è venuta come me l'ero immaginata, né più né meno. Che è difficilissimo poterla pensare una cosa del genere, può solo venirti perché la desideri dal cuore, perché... Ma sai, quel libro là stava crescendo, stava prendendo forma, aveva preso forma, e secondo me quella foto là ci doveva essere, cioè una celebrazione del trionfo di Jonathan ci doveva essere. E poi ho pensato che questa era la maniera per posso dire, regalare a Jonathan questo attimo di storia del palio. E poi si è palesata la situazione ottimale, è venuta la foto e io sono contento di come è venuta, perché me l'ero immaginata così, aureola a parte, che quella non me l'ero immaginato di mettercela, perché Bartoletti Santo, insomma, ora non esageriamo, via. Anche con Photoshop sicuramente, da qualcheduno, va bene. Claudia, vorrei anche sentire il tuo di parere, perché anche tu fai compassione, anche tu sei riuscita a farne il tuo mestiere, e anche per te, come posso dire, apocalittico un momento del genere, è un qualcosa che ti fa sentire... Allora, per me sicuramente è tutto un altro discorso rispetto a quello che ha detto Jonathan, perché comunque, anche se entrambi lavoriamo, abbiamo fatto della nostra passione un lavoro, abbiamo, mi permetto di dirlo, realizzato un sogno, o comunque tanti sogni, perché ognuno ha i suoi. Jonathan chiaramente ha detto che per lui è quasi un sospiro di sollievo, se ho ben capito. Esatto. Sempre portando avanti, tu hai detto mi leggi spesso sui social eccetera, io parlo sempre di cuore, il cuore ci vuole per sognare, per fare il palio, per vivere in generale. Jonathan ha detto anche prima, insomma, che lui è gli sarebbe piaciuto essere un fantino ricordato per qualcosa di diverso dagli altri, e mi permetto di dire che lo è sicuramente, perché l'ho sempre detto, e lui differisce proprio per questa sua
grande umanità, è una persona che sicuramente la sua trasparenza e tutti i valori che ha lo rendono proprio molto diverso da tutto il resto. Per me non è un sospiro di sollievo per poi ripartire verso un altro traguardo come invece lo è per lui, che è il più grande fantino che possa scendere in piazza ora, però ecco, per me è stato... sai, anche io sono trasparente come te, quindi dai, io dico quello che penso. Quindi per me è stato invece un punto di arrivo, perché è la realizzazione del sogno, quello che volevo, quello che speravo, l'ho realizzato in un momento particolare della mia vita, quindi c'è dentro tutto, c'è il cuore di quel momento, c'è il cuore che sarà per sempre, è quell'opera che sicuramente mi darà l'eternità, quello che diceva Jonathan appunto. Per lasciare il segno anche per te. Il mio nome sarà sempre legato a quel drappellone, quindi quando non ci saremo più, quando i nostri nipoti andranno in quel museo lì o comunque leggeranno un libro o un semplice archivio, ci sarà il mio nome, ci sarà quel dipinto. Però è stato al tempo stesso anche un punto di partenza, avendolo dipinto a 26 anni. Mi commuovo. Per me ecco, è stato anche un punto di partenza. Sicuramente, ripeto, al contrario di Jonathan, che vincerà altri pali e avrà la possibilità di vivere altri momenti, io probabilmente non vivrò mai un momento così grande come quello, perché qualsiasi opera io realizzi, qualsiasi altro tipo di esposizione, mostra o qualsiasi quadro mi venga mai chiesto di fare, lo dico da senese, nessuno mai eguaglierà quell'emozione lì. Quindi probabilmente per me quello è un momento unico, mentre per lui mi auguro che ce ne saranno tantissimi altri. Grazie di cuore, grazie. Vabbè, io penso che per te, Claudio, ce ne saranno tanti altri in maniera diversa, comunque penso uguali, perché è un momento così importante per te, ti avrà dato anche sicuramente una certa consapevolezza in più che ti aiuterà a fare altre grandi scelte, no? Proprio riguardo, penso, a te stessa, come valore, come... Esattamente come ha detto Jonathan, quando fai qualcosa, quando raggiungi un obiettivo, quando realizzi un sogno, ti rendi conto, come ha detto lui, che stai facendo qualcosa che volevi fare, che lo stai facendo magari bene, che ti rende felice e, proprio citandolo, che quando vai a letto la sera sei sereno con te stesso e sai che la strada che percorri è quella giusta. Quella giusta. Bravissimi. Va bene. Grazie. Ma... Allora, va bene se state più indietro perché siete tutti o mezza faccia. Claudio lo stesso. Mannaggia a voi. Io sono indietrissimo. Prego, comunque, scusate, Enrico, ma io non so se... Mi vedono mezza faccia, sì. Se anche ora. Stai dietro. Vai. Dai, su. Enrico, sì. Non so se tu sia d'accordo un po' con me o non lo so, forse sono solo io, perché è chiaro che le vite poi di tutti quanti valgono la pena di essere vissute appieno, poi anche raccontate, ogni vita ha un qualcosa di particolare, una forza in sé comunque autentica, no? Che la distingue da tutte le altre, eccetera. Però queste storie hanno dietro non so, forse perché, io non me lo spiego, forse per il lavoro comunque sempre costante, la fatica, e forse perché è pubblica, cioè nel senso è chiara a molti, il fatto che è molto più facile che si apprenda qualcosa da un certo tipo di vissuto e che possa essere d'aiuto anche ad altri. È per questo che io questa sera ci tengo a far leggere il tuo libro ad altre cioè a più persone, a quelle che ancora non l'hanno acquistato, perché... sono storie che insegnano e io a me viene da ridere, ma è da quando scendo a Siena o comunque frequento, ascolto le interviste eccetera, quando io poi me ne torno a casa mi dicono ma perché, ma cos'è che hai imparato, perché, e io ho sempre questa roba in testa che ho imparato penso i primi giorni che poi ho avuto a che fare un po' con questo tipo di ambiente, no? È un mantra praticamente per me. Non lascio niente al caso, o tutto o niente, sempre, in continuazione, da una cosa che viene ripetuta nelle storie, ripetuta nelle interviste, però è una cosa che dentro di me è rimasta talmente tanto che in realtà mi aiuta anche poi nel quotidiano dove non c'è niente che riguardi tutto ciò. E quindi sono degli spunti, delle riflessioni che
possono arrivare e pian piano cambiare anche un po', non la sorte, però l'imprinting ho capito, con il quale... Ho capito cosa vuoi dire, Miriana. Tra l'altro, nel libro, la maniera migliore per conoscere Jonathan non è solo quella delle parti dove lui si racconta, e ci tengo a precisare che alcune frasi, come quella che ha citato Claudia in apertura di trasmissione, è proprio un virgolettato, perché io l'intervista di Jonathan l'ho registrata perché è stata molto lunga e non sarebbe stato possibile ricordarsi o prendere appunti, per cui ci sono delle frasi che sono proprio parola per parola quello che ha detto Jonathan, proprio per non travisare quello che è il suo, che era e che è il suo pensiero. Ma ti dicevo, la maniera migliore per conoscere Jonathan è nel racconto di Giuseppe, perché Giuseppe ammette la sua incapacità a stare al passo con Jonathan, che è un perfezionista, che è uno che arriva prima di tutti a scuderia e va via per ultimo, che la pausa pranzo la passa in palestra, che finito scuderia si mette le scarpette e va a correre, cioè è un Iron Man, e questo termine farà piacere a Claudio, ovviamente. Per cui... per cui sì, certamente si può dal libro capire come con la costanza, con la perseveranza e con la coerenza che si può arrivare anche dove magari non si sarebbe mai pensato di poter arrivare, e che la fortuna sì è pronta a darti una mano, ma devi essere più pronto tu a accogliere il momento in cui la fortuna quella mano te la tende, e se non sei al 100% delle tue possibilità, magari allunghi la mano ma non ce la fai a prendere quella che la fortuna ti porge, ecco. Questo penso che possa essere un piccolo insegnamento che Jonathan ci ha dato. E se mi consenti, mi riallaccio alla domanda che hai fatto prima a Claudia e a Jonathan sulle loro imprese che resteranno nella storia del Palio e di Siena. Nel mio piccolo, ma questo vale solo per me, non vuole essere così, come ti posso dire... Enrico, infatti ti ho citato prima perché io, leggendo quello che un po' hai fatto, gli studi che hai seguito, poi gli impegni che hai... Anche tu sei comunque molto sul pezzo, no? In linea con quello che è la tua passione, la tua vita, e anche lì sei un esempio tanto quanto, insomma. Vabbè. Comunque ti dicevo che questo piccolo libro per me vale tantissimo, perché sono riuscito a scrivere, a fotografare una festa della quale sono innamorato, e questo libro anch'io l'ho scritto col cuore, e ho cercato, credetemi, di fare qualche cosa che non fosse banale, che non fosse ripetitivo rispetto a qualcos'altro che già esisteva, e non è per niente facile. Qualcosa di carino mi sembra che sia venuto. Mi dispiace un po' che a Siena non sia stato compreso, non sia stato capito, oppure perché non sono di Siena e l'ho scritto, non lo so, ma non mi sembra che a Siena abbia avuto una grande popolarità questo libro. Perlomeno... Scusami Dio, qui c'è Barberi e sì. L'hai diviso, spiegalo. Bellissimo. Sì. A questi sono le testimonianze, no? C'è il racconto di Jonathan, c'è il racconto di Beppe, e i loro racconti sono intervallati da quelli quelli che ho chiamato i testimoni muti, e che sono situazioni, oggetti e altre cose che assistono al Palio di Siena
da secoli, e loro ci sono sempre, ci saranno sempre, mentre invece noi siamo solo di passaggio. E quindi queste testimonianze, che poi io sono un piccolo scrittore, ho scritto 2 libri e mezzo, diciamo così, ma mi sono accorto che inizio un libro pensando di scriverlo in una maniera e poi strada facendo diventa tutt'altra cosa. Anche questo di Voci in campo era partito in un modo e poi strada facendo mi sono reso conto che non andava bene, e quindi l'idea è cambiata e le testimonianze sono diventate quelle dei testimoni muti. E ora ti faccio vedere, ecco, questa qua, questa che poi è abbinata alla foto della Piazza del Campo. In pratica, vedi, sono 1, 2, 3, 4, sono 6 piccoli paragrafi. Il capoverso di ogni paragrafo, letto in verticale, dà il nome del testimone o una sua qualità o una sua alternativa nel nome stesso. E io mi sono immaginato la Piazza del Campo come un grembo che accoglie i suoi figli per la sua festa, ecco. E questo è stato per tutti i testimoni muti, ecco. E poi c'è stata questa risata che abbiamo riso io e te, perché c'è anche questo. Questo sì, perché questa è riferita al Nerbo, e qui c'è abbinata la foto invece di Brigante che vince con Porto Alame. E qui perché in verticale è venuta quella parola che, a seconda di come metti l'accento sulla prima E, è una cosa anatomica oppure è uno stato d'animo, ecco. E questa, a mio giudizio, è delle testimonianze quella più emozionante. Questa mi piace veramente tanto, non so se Claudia è d'accordo. Claudia, leggila, no. Leggila, io non la posso leggere. Ora, Camillo, non mi mettere alla prova perché sono anche molto emozionata. Volevo semplicemente commentare. Se la leggo io, Camillo. Sì, leggiamola, così se non la vedono bene. Io volevo semplicemente fare un commento ad Assenese, proprio perché Enrico ha detto una cosa verissima. E mi ci metto anche io in prima persona. C'è spesso molto scetticismo su un libro che esce sul palio, e dire che è un libro sul palio a volte è generico e magari non ne parla abbastanza. Io stessa, ripeto, l'ho acquistato esclusivamente per la curiosità per le foto e per appunto la stima che ho verso Jonathan, ma in realtà dentro c'è un mondo, non è la semplice storia di Jonathan Bartoletti raccontata in foto o i semplici pali vinti. Quindi ecco, proprio per quello che diceva Enrico, molto spesso non conoscere un argomento o non conoscere un libro magari fa essere un po' scettici e non ci fa avvicinare, invece ogni libro è un mondo a sé e bisognerebbe prima viverlo e poi veramente raccontare se ci è emozionato o no. Ecco, questo grazie, semplicemente proprio grazie. Dire da Senese. Allora, Enrico, leggiamolo questo qui. Leggi, scusa, perché io... Vai. Prendimi, Fantino, quando esci dall'entrone. Questo è il momento. Quando muto si fa il campanone del mortaretto si ode il saluto. È giunto il momento. La carriera è vicina. Siamo 10, tutti uguali, nessuno finge, ma subito prendiamo forma diversa dalla mano che ci stringe. Entra tra i canapi, Fantino, e inizia a usarmi per farti posto e per farti valere. Ti servo se in basso sei per non farti schiacciare, per togliere spazio a chi ti è accosto o se il tuo posto vuoi mantenere. Sii accorto se ultimo entri perché la tua mossa devi improvvisare. Non mi usar troppo con il tuo cavallo, sostienilo con la forza delle tue braccia, ma se la nemica di dentro o di fuori si affaccia, colpisci l'altro Fantino. Senza indugio, fallo. Tutto è lecito in questo gioco, ma attento, quel che è fatto è reso, il rischio non è da poco. Energia pura trasmetti con me al tuo animale, quando serve all'inizio e quando è in corsa la pena ne vale. 3 giri di piazza, 6 curve, metà in su, metà in giù, sorpassi, cadute, colonnini da schivare, materassi da accarezzare. Se arrivi al bandierino per primo, all'ombra del palio dipinto, alzami in aria, il palio si è vinto. Io sinceramente
Mi sono un attimo emozionato. Viene brivido, Scusatemi, eh? È bellissimo. mi hai fatto venire le pelline sue e quasi quasi l'animo negli occhi, È vero. sinceramente. È vero? No, ma è proprio come Comunque. dicevo prima, lui ha dato vita a questi personaggi. Io dico personaggi, anche se non sono personaggi, lo so, però Sì, ma comunque. sono personaggi, Claudia, in ogni caso, seppur Cioè, inanimati, per ma me sono personaggi. il palio è una persona, sia il mio perché l'ho dipinto, io dico sempre l'ho partorito, e cito un noto fantino, Silvano Vigni, che una volta mi ha detto una cosa molto bella e mi ha fatto riflettere. Mi ha detto che il palio non è una cosa inanimata, ma è una cosa che vive. E quindi, e tu l'hai risottolineato con queste cose, e quindi veramente quello ha detto a me. Beh, questa mi sembra una cosa talmente scontata che Non è il scontata palio è per una niente. cosa viva. Il palio è una cosa viva. Io parlo di cencio, di Lui, drappelloni. lei parla di cencio, Ah, di parla cencio, di sì, vabbè, ma il cencio esprime la sensibilità di quello che l'ha dipinto, e quindi è chiaro che è una cosa viva. No, non sono d'accordo, perché io stavo dicendo che i protagonisti muti a cui lui ha dato una voce hanno un'anima sempre, quindi il palio non è che esprime semplicemente quello che ho io dentro. Il palio, a mio avviso, io l'ho dipinto. Io ho voluto mettere tutto quello che in realtà non animava me, avrebbe animato quelli che l'avrebbero visto. Ecco, io volevo questo. E Enrico è stato bravissimo a dare vita alla piazza, come ha detto lui, alla madre di questi figli, al tufo che ha innumerevoli galluppate sopra, che quindi ci racconta la storia, e anche io l'ho ridipinto proprio nel mio palio, nel retro, al nerbo. Quindi, cioè, tutte queste cose che in realtà ci sembrano semplicemente degli oggetti o dei mezzi per arrivare a qualcosa, e invece sono, come ha detto te, delle cose vive. Ecco. E quindi sono sempre emozioni rileggerle, veramente. Sai, un'altra foto che secondo me per me ha un grande valore è quella che è in copertina. Quindi la foto che è in copertina è quella della celebrazione liturgica dei pali, perché voi l'avete mai visto il palio al di fuori delle 96 ore del luglio e dell'agosto? Scusate, il canape, no, il palio. Eccolo qua. Questo devo dire che a me non è mai capitato. Ecco, e siccome io avevo un'altra di quelle idee folli, no? E una Jonathan mi ha aiutato a realizzarla, e l'altra invece, grazie all'ufficio stampa del comune che mi ha messo in contatto con l'ingegnere che si occupa di tutte le manutenzioni, eccetera, per il comune di Siena, sono riuscito a entrare in quel magazzino che è lì sull'angolo Del casato. del casato, e pensavo di fargli la fotografia lì dov'era, no? Palio del canape d'inverno a riposo, era ottobre, era quello là. Invece l'ingegnere con un operaio dice: ma poi se lo tiro fuori si porta fuori. Per cui sto ragazzo mi tira fuori il canape e me lo porta in piazza del campo, che era, come si vede dalla foto, c'era un po' di gente, ma non tanta, e me lo butta sulle lastre. E già lì era venuta una signora foto. Poi questo ragazzo mi dice: ma vuoi che te l'appoggi sul colonnino? E ho detto sì. Quindi questa non era studiata come quella di Jonathan. Me l'ha appoggiato sul colonnino e questo canape cioè, lo vedete, l'ha avvolto, l'ha abbracciato, non l'ho toccato di un centimetro, così l'ha messo, così è stato e così l'ho fotografato. E questa foto è unica perché non l'ha fatta mai nessun altro. Io di questo sono orgoglioso. Anzi, c'era un turista che, accidenti a lui, col telefonino ha fatto una foto, per cui. Però non potevo rincorrere a prendergli il telefonino e buttarglielo in terra per distruggere la foto, non mi sembrava molto elegante. Però No, no. anche questa foto qua ha un suo perché. Allora, io voglio fare tre domande a ognuno di voi, partendo da Jonathan. Qual è la cosa che t'ha, non so, l'hai visto il libro, che t'ha emozionato di più nel libro? Ma senti, Camillo, ti dico la verità, non è che non c'è la cosa che mi ha emozionato di più da quando l'ho saputo è che Enrico aveva deciso di scrivere un libro
su di me in pratica, quindi la cosa era quella. Poi quando ho letto il libro mi sono sempre emozionato, tutte le volte magari ripenso a quelle situazioni lì e anche come sono descritto mi vedo anche gli occhi lucidi, però la cosa che mi ha colpito più di tutti è che io mi trovavo protagonista di una cosa, raccontava di me e Siena, quindi per me tutte le volte lo rivedo ancora, per me è una bella emozione. Sicché, che ti devo dire, Camillo, la situazione è questa. Il libro totale, nella sua totalità, quindi. Certo. Claudia, te invece? La cosa che mi ha emozionato di più? Sì, del libro, la cosa che ti ha colpito. Devo dire, ti ripeto, sono ripetitiva. La prima frase, che Enrico ha parlato di sogni. Io ho una professione dove i sogni sono pane. Quindi questa è una cosa bellissima e soprattutto hai dedicato anche ai cavalli, no? Che un sogno lo regalano sempre. Io, il mio cavallo ormai per me è un familiare, quindi lo sanno tutti, quindi figuriamoci se a me ne ha regalati tantissimi e continua a regalarmeli ogni giorno. E ripeto la frase di Jonathan, che se mai fosse servito sottolinea ancora la sua unicità, semplicemente. Bene, te invece, Milena? Allora, io ho due cose che poi in realtà ho scoperto un po' anche, cioè ho riscoperto rileggendolo poi recentemente, no? Allora, una è una foto che abbiamo già visto di Jonathan appunto nel tondino di casa sua, forse non lo so, dove ti ha sorpreso poi Enrico, esatto, con una frase appunto che ho trovato nel libro dove Jonathan dice che è uno che è nato con i cavalli dentro, no? E insieme a questa immagine mi riportano ad una delle tante cose che ho imparato un po' da questo ambiente, soprattutto da loro che amano questo genere di sport che li porta a contatto con i cavalli. Si dice che montare a cavallo o avere a che fare con i cavalli ti regali periodo di libertà, si senta, si respira la libertà, no? E un altro personaggio del Palio, un po' di tempo fa, mi disse appunto che nella vita avrei dovuto avere come massima aspirazione questa, ovvero cercare sempre di sentirmi una persona libera e di cercare la libertà in ogni cosa. E in questo libro un po' il racconto, questa fotografia e anche il modo in cui poi l'ho percepito e ho percepito anche Jonathan, sono tutte cose che mi rimandano a questo concetto che per me è importantissimo, uno dei più importanti per quanto riguarda me, la mia crescita come persona. E poi questa la dico anche se in realtà non sono senese, però non fa niente, cioè nel senso probabilmente non la capisco e non la posso provare come chi a Siena c'è nato, come chi lo vive tutti i giorni, però ho avuto l'onore di provare questa emozione, quindi lo dico lo stesso. Quando c'è in un capitolo Jonathan che descrive l'entrone, quindi poco prima che si svolga la carriera, no? Enrico, tramite questa metodologia, quindi di riportare a diario, fa parlare proprio Jonathan e dice sono nell'entrone. Mi vengono i brividi, cioè mi emoziona questa cosa, leggerla così, il fatto che Enrico abbia scelto di scriverla così, perché mi riporta quando io sono entrata per la prima volta nell'entrone e ho scoperto cosa volesse dire sentire ancora l'odore dei cavalli dopo che ci furono le prove di notte in quei giorni. È una cosa che una delle più forti che ho sentito comunque da quando sono al mondo, la sensazione schiacciante un po' su cuore, forte. E quindi questa cosa mi ricordo che mi riportò immediatamente a quel momento lì, quindi questo. E niente, e le fotografie comunque tutte riprendono un po' quello che ho detto anche all'inizio, il fatto che sei riuscito a creare un lavoro completo a 360 gradi, sia per il modo in cui hai deciso di trattare queste storie, che tra l'altro è stato bellissimo poi rivedere anche con Jonathan, perché si è dato ancora uno spaccato più forte di quella che è la tua persona, quindi è stato per me bellissimo riparlarne. Infatti vi ringrazio tutti e tre, veramente, grazie mille.
E poi niente, ogni fotografia, anche laddove ci sono per un occhio esterno cose inanimate, in realtà sei riuscita a farle parlare, a farle comunicare. E quindi niente, bisogna esserne orgogliosi sempre di queste cose, di Grazie, queste. mi imbarazzate un po', ma mi Complimento, eh. fanno molto piacere le vostre parole. Grazie, Miriana, davvero. Per... Invece, Dio, a te qual è la cosa che ti ha dato un'emozione o qualcosa di particolare di quello che hai scritto? Hai letto dentro la scuderia di Jonathan? Vabbè, quella frase lì è stata la scintilla che mi ha Diciamola. fatto capire. E ora non me la ricordo, la sa meglio Jonathan, di sicuro che la legge tutti i giorni, più volte al giorno. Dillo, Jonathan, te la ricordi? Sì. No, già ricordo, sì. C'è scritto primo obiettivo vincere, non contemplare alternative. Però Camillo, invece ti posso dire, sai, scrivere il libro è di per sé emozionante, scegliere le fotografie fra migliaia di fotografie, selezionare questo numero ristretto di foto è stato un lavoro importante, tante foto e cercare di scegliere quella giusta o di scattare quella giusta per quella pa determinata parte del libro. Però ti posso dire invece delle emozioni che ancora una volta Siena mi ha dato grazie a questo libro. La presentazione che Claudia ricordava nella Sala delle Cinquecentine, nella biblioteca di Siena, è stato un colpo al cuore perché io non l'avevo mai vista. Tramite Paolo Leoncini, che ringrazio ancora per il supporto che mi ha dato il consorzio, perché questo libro è comunque un libro, possiamo così dire, approvato dal consorzio, ho avuto l'autorizzazione a mettere anche i loghi ufficiali delle contrade di Siena, per cui questo è un motivo d'orgoglio per me che il Consorzio per la tutela del Palio di Siena abbia detto sì, questo è un libro che ci piace e questo è un grande onore per me. Per cui è stato Paolo Leoncini che mi ha organizzato nella Sala delle Cinquecentine e quando sono entrato, io non c'ero mai stato, mi è preso un colpo e voi sapete bene perché. Perché è un locale imbarazzante nella sua bellezza, nella sua storicità, nella sua importanza. Ti senti schiacciato dalla cultura che aleggia in quella sala. Grandissima, e ho detto, e ora se non viene nessuno? Giuro, ero terrorizzato. E poi invece gente c'è stata, è stato un grande piacere, è stata una presentazione bellissima, condotta da Alessandro Lorenzini, è venuto Jonathan, è venuto Beppe, che naturalmente, come da copione, si era perso e non trovava la strada, per cui è arrivato all'ultimo momento, e è stata una presentazione molto bella. E la cosa che mi commuove ancora, e mi ha commosso ancora oggi pomeriggio, quando l'ho riletta, è la prefazione. Le prefazioni in genere sono delle cose a volte anche un po' fredde, a volte anche un po' banali, un po' scontate, mentre invece Nicoletta Fabio, che all'epoca era rettore del Magistrato delle Contrade, ha scritto, secondo me, la cosa più bella che c'è nel libro, la prefazione. E di questo io le sarò sempre grato. L'avevo avvertita, guarda Nicoletta, che questo libro contiene anche dei capitoli e delle foto che non ti faranno star bene, però se ti fa piacere, vorrei tanto che fossi tu a scriverla. E lei ha detto, per te lo faccio. E quindi, insomma, capite bene che Una bella emozione. Non è scontato, non è scontato, ma a Siena per il Palio niente è scontato e niente è come sembra, l'ho detto e l'ho scritto tante volte. Bene, io penso che abbiamo fatto una bella chiacchierata e Molto bella. ci hanno seguito, abbiamo fatto il nostro libro.
Quindi vi invitiamo ad andarlo a leggere, cosa che farò subito domani io. Ecco là, voci in campo, perché fosse solo per quello che ha letto prima di questo il pene qui, che questa cosa che mi ha fatto venire, sinceramente, sapete, veramente le lacrime agli occhi, ti giuro, Enrico. Perché te ha provato il che vuol dire davvero, Camillo? Vabbè, sì, io lo so, sì, in effetti, sì. Così. Bene, come la vogliamo chiudere? Ok, signori. Salutandosi. Non ho capito. Camillo, la chiudo io? Beh, certo, siete No, la. io volevo dire una cosa. Io la chiudo. Dimmi, Jonathan. Aspetta, aspetta. No, io volevo dire una cosa. Io intanto volevo ringraziare Enrico perché ha fatto questa bella cosa, che è una bella iniziativa, e secondo me, se tante persone iniziassero anche magari a far conoscere anche di più il palio, ci sarebbero tante persone in più che ammirerebbero la bellezza di questa cosa, che tanti sono convinto non conoscono neanche, ma se poi dopo capissero davvero quello che è, ci si innamorerebbero tante persone. Quindi ringraziamo Enrico perché ha fatto una cosa stupenda. Questa è la cosa che la volevo dire, e ti ringrazio in prima persona a nome mio perché mi ha fatto essere la persona un po' più di spicco di questo libro. Quindi ti ringrazio e ti ringrazierò per tutta la vita. Grazie a te, Jonathan. Sì, vabbè. Deve finirla, però, eh. Mi ha Come? anticipato anche questa volta con un messaggio che volevo lasciare. Adesso è il Oh, rosso, però. È il rosso che sto pensando a partire prima. fa. Ma basta, no? Fa niente, la dico lo stesso, va bene? Vai. Volevo lasciare un messaggio, appunto, che si riallaccia a questa cosa, che in realtà è una frase che trovai in un'intervista ad un artista che poi, vabbè, un po' fuori, un po' eccentrico, però bellissima. Ed è un po' quello a cui, quello per cui desidero, no? Che possa accadere agli altri. Quindi la libertà di potersi esprimere, di poter raccontare, di poter fare, di poter capire, di cercare di entrare un po', no? Nel vissuto degli altri. E la frase è: parlare di te mi permette di parlare di me. Quindi parlando di te posso anche raccontare di me, capire di te, capisco anche me. Quindi questo è un bit Questa è che io filosofia, eh? racconto. Eh? Questa è filosofia. È bellissima. Ah, l'artista è Pierpaolo Capovilla, che è un grande, vabbè, è un poeta anche. E comunque, niente, è un invito che io faccio a tutti, quello di studiare, di leggere, di non avere mai paura di esprimere, di dire, di osservare anche gli altri e di voler imparare dalla vita anche degli altri. E di non lasciare niente al caso, come dicono loro poi. Bene, Rio, vuoi aggiungere qualcosa? Ma che devo dire? Che stasera mi avete fatto ingrassare un paio di chili, quindi ve ne sono grato. No, a parte, dimmi. Enrico, se le cose vanno così a mangiare fuori per Natale non ci si va, quindi va bene, anche se sei ingrassato un chilo. Va bene così. No, grazie perché il tempo è volato, è 1:22 che siamo in diretta, però sono stato veramente bene perché è stata un'interessantissima chiacchierata tra amici. Jonathan non si è neanche addormentato come Non è aveva poco, e non è poco, quindi ha partecipato attivamente, ha detto sempre delle cose interessanti, quindi bella, bella davvero, grazie a Claudia che ha fatto delle sottolineature che mi hanno fatto venire qualche brivido, grazie a Miriana perché ha saputo accompagnarci in questa trasmissione come meglio non avremmo potuto volere, grazie a Camillo che ha avuto l'idea di riunirci insieme questa serata. Bene, grazie a te, Rico. Jonathan? Ciao. Mandatemi a letto, mi addormento ora. Ci Ah, aspetta, c'è una cosa sola. apro più ora. Va bene. Claudia, se parla la testa più dietro è meglio. Anch'io ringrazio tutti, ringrazio Miriana che mi ha fatto rivivere quei momenti meravigliosi di
del mio palio, io lo chiamo così, e niente, Enrico per avere appunto ci regalato questo spaccato di un racconto che è atipico e che veramente merita una lettura e forse anche di più, perché poi i libri vanno sempre riletti, perché dipende dal momento in cui le stai leggendo, dipende da quello che provi e quindi ti lasciano dentro qualche cosa. Grazie a Jonathan e a te e Camillo, che sei come al solito un artista e che ti inventi queste meravigliose chiacchierate. Grazie. E allora, visto che parliamo di chiacchierate, ora insomma, la concludiamo questa qui con un piccolo pensiero a Siena mio. Ah no, Bene. pensavo alla barzelletta che hai raccontato prima di No, iniziare la io diretta. quella no, quella non si può. quella solo in privato. Questo invece è un mio pensiero. Perché dice: ferma Miriana, quei fogli, perché te l'ho anche scritto nella chat e fai una confusione, non hai idea. Scusa, mi è Fermati. caduto tutto. Lo so, ferma. Allora io leggo questo mio Vai. pezzo. La torre si innalza nel cielo, suntuosona e domina, come testimoni di questa folle corsa. O torre, o sunto, se voi poteste parlare, quante ne direste? Quante ce ne raccontereste? Quanti fantini verdi avete visto e quanti occhi gonfi avete contato? Quante lacrime avete asciugato? E quanti sorrisi vi hanno abbagliato? Eh sì, se voi poteste parlare, quante serate a veglia si potrebbe fare? Ma state maestosi lì a guardare, sghignazzando magari, ma senza raccontare. Buonanotte, amici. Grazie di averci Buonanotte. seguito e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Ritorniamo tutti qua. Arrivederci, grazie Enrico. Grazie Grazie, grazie a voi, Iriana, buonanotte. Jonathan, bello il partito. Grazie amici che siete stati diversi a seguirci. Letto. Vi lascio con il filmato di inizio, dove eccolo qua. Vi saluto e alla prossima. Buonanotte a tutti. Siena, una città e la sua festa nella quale si incrociano le storie di tante persone. Jonathan è un fantino del Palio, ha già vinto, ma ha bisogno di conferme. È più facile nella vita non vincere il palio e vincerlo. Perché si corre in 10, cioè 2 volte l'anno. Beppe è alla ricerca della via che porta in Piazza del Campo. La sua vita e quella di Jonathan procedono assieme per un tratto di strada. Il palio sa essere generoso ma anche molto crudele. Jonathan tornerà al successo, mentre Beppe capirà che quella vita non è la sua. I loro racconti si intersecano con quelli di altri testimoni che forse per la prima volta narrano il palio visto dai loro occhi, immutati nel corso dei secoli. Questo trovi in Voci in Campo, Jonathan, Beppe e i testimoni muti del Palio di Siena.